Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare un risottino davvero molto molto buono. La preparazione è un po' lunghina, però il risultato finale che andrete a ottenere è meraviglioso! Dai, va bene. Allora, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono per realizzare questa deliziosa e squisita ricetta e andiamo a vedere. Allora, degli ingredienti che ci servono, questo è del sedano che abbiamo tagliato in tocchettini, ok? Semplice sedano, io l'ho congelato perché ce l'avevo già da qualche giorno, quindi per mantenerlo fresco l'ho congelato. Prezzemolo. Poi abbiamo 4-5 pomodorini pachino, ok? Questi sono importanti per il sapore, per il bilanciamento dell'acidità che poi andremo a vedere. Io sto utilizzando un porro, però va bene anche una cipolla, ma è importante che ci sia dello scalogno, ok? In questo caso io ne ho un paio. Una carotina, questo è del sale, lasciate sperdere il colore, è sale, fidatevi. serve per fare un po' i fighi, però in realtà è sempre solo sale. Due noci di burro, una ci serve all'inizio, una alla fine, poi lo andiamo a vedere. Del pepe. Qua, se questo poi non funziona, ho quello di scorta, del vino bianco, in questo caso io sto utilizzando un pinot grigio, e poi questi meravigliosi scampi. Come riso, allora, quello che noi dobbiamo andare a utilizzare quando andiamo a fare i risotti, io vi consiglio di utilizzare, quando volete fare un risotto, il riso Carnaroli, per un motivo molto semplice. La sua giusta quantità di amido permetterà, anche la struttura del chicco, permetterà che si formerà una crema che sarà spettacolare. Se mi andate a utilizzare il parboilier o quello lì, che cosa succede? Che quello lì è un riso fatto apposta per fare invece le insalate di riso. E allora è un chicco che rimane... Cioè, è un chicco che vuole stare per i fatti suoi, dice, tranquillo, invece questo è un chicco che dice, amici, uniamoci, e capisco. È chiaro, no? No, per fare sta ricetta ci vuole il Carnaroli, e per tutti i risotti il Carnaroli. Quindi cominciamo la nostra preparazione. Allora, lo scalogno lo lasciamo da parte, che lo utilizziamo dopo nella preparazione del riso. Qui abbiamo il sedano, la carota, il cipollotto, ok? Che è un porro, però voi potete utilizzare tranquillamente della cipolla, del prezzemolo, che dopo andiamo a tritare, e dei bei pomodorini pachino. Ora andiamo a fare quella che è, questo lo teniamo qua da parte, ma non lo andiamo a utilizzare lo scalogno, Lo scalogno lo utilizziamo dopo. Ora andiamo a fare la pulizia di quello che è lo scampo. Allora, come si fa? È molto semplice. Si tira la coda così, in questa maniera. Questa è la testa. Poi, queste parti qua, questa parte qua centrale, si schiaccia così, tac, sentite? Ok? Visto? Quando noi andiamo a fare così, poi tiriamo in questa maniera, quindi andiamo ad aprire. Guardate qua, qui con il pollice pigiamo un attimino e lui piano piano esce fuori. Questa è la coda dello scampo, guardate che meraviglia, ok? Questo è fondamentale. Questo e questo ci servono per andare a creare quello che è il fumetto che andiamo a fare. Li andiamo a fare di scampi, io in questo caso ne ho qua una decina circa per un risotto che viene fuori per tre persone. Un paio li lascio, due o tre li lascio così interi, che poi andremo a vedere come, perché li andremo a utilizzare anche per fare un po' la guarnizione. Questi invece li vado a pulire tutti. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, cosa succederà? Che quando sfiliamo ci troveremo dentro questo, lo vedete? Questo è l'intestino, guardate qua si vede l'intestino. Se non siamo riusciti a toglierlo l'intestino, basta che facciamo un'incisione qua, o non siamo sicuri se sia andato via, vedete? Qua non c'è più l'intestino.
Bene, allora, dentro una padella come questa, con il bordo abbastanza alto, andiamo a inserire un filo di olio extravergine di oliva, dopodiché andiamo a mettere dentro le teste e la parte del carapace, di quelli che sono gli scampi. Con un batticarne li schiacciamo bene, in modo che rilasciano quelli che sono una parte di quelli che i loro liquidi all'interno. Dopodiché aggiustiamo con un pochino di sale e pepe e sfumiamo con del vino bianco. Mettiamo dentro anche quelle che sono tutte le verdurine tagliate, tranne il prezzemolo. Ok, il prezzemolo lo metteremo poi verso la fine, perché il prezzemolo non deve fare un lungo tempo di cottura. E copriamo il tutto con dell'acqua. Facciamo cucinare così questa bisque o questo fumetto per una mezz'oretta circa. I profumi sono davvero davvero fantastici. Allora, una cosa che vi voglio dire, guardate, ancora non è iniziato a bollire eppure già inizia a schiumare, a fare delle cose. Una cosa importante che volevo dirvi è questa. Allora, il sale nel risotto non si mette mai, ok? Proprio si può aggiungere una punta proprio per dare, ma però il risotto, il sale si mette qua. Quindi il nostro bisque, fumetto o brodino deve essere salato in modo giusto. E una volta che abbiamo terminato il tempo di cottura, dobbiamo spegnere per evitare che evapori e che aumenti il suo livello di salinità, ok? Quindi deve essere giusto. Quando noi assaggiamo quello deve essere giusto. Quando lui è giusto, cucinerà il risotto in maniera perfetta. Non vi preoccupate, perché lui va per... fidatevi. Adesso devo salutare meglio, Bruno Lume, è uscito un meteorite da qua. È buono, quando è buono? Fidatevi. Che profumo. Wow, spettacolo. Assaggiamolo. Andiamo. Ma io mi posso proprio colare così, è una cosa spettacolo, perfetta di sale, perfetta di tutto, perché io poi gliel'ho aggiunto quello che manca. Mamma mia quanto è buono! Ora tritare un po' di prezzemolo, poi ne mettiamo un pochino sopra e via, cominciamo dunque a preparare il risotto, perché il nostro fumetto bisque è pronto. Allora, adesso andiamo a colare il nostro bisque e andiamo a recuperare questo meraviglioso fumetto, questo meraviglioso brodino. E questo è fantastico per la cottura del riso, perché il riso crescendo assorbe dei liquidi. E quali liquidi va a assorbire? Quelli che che abbiamo estratto dal carapace dello scampo. Poi se l'avete assaggiato anche voi, yahoo, è buonissimo. Fatto questo, una volta che abbiamo fatto questo, siamo arrivati a questo punto, che cosa facciamo? Iniziamo a prendere una noce di burro, un pochino di olio e lo scalogno. Lo scalogno l'ho tritato finemente, mettiamo sul fuoco e facciamo dorare bene bene, però non deve bruciare, attenzione, diventa amaro, deve soltanto dorare lo scalogno. Vediamo lo scalogno, perché lo scalogno è a metà fra l'aglio e la cipolla. L'aglio lega bene con il pesce, la cipolla lega bene con il riso, quindi questo insieme, se mettiamo l'aglio ad esempio verrebbe troppo forte, non viene buono assolutamente. Quindi fare questo tipo di utilizzare lo scalogno è fondamentale. Se poi volete potete utilizzare anche della cipolla se non trovate lo scalogno, però lo scalogno veramente è più indicato. Poi fatto questo, mettiamo il riso e lo facciamo tostare bene. Una volta che il riso è bello tostato, sbrem, sfumiamo con del vino bianco. Portiamo a cottura, quindi facciamo evaporare questo vino bianco che abbiamo inserito, quindi va via tutto l'alcol, alcol non ce n'è, rimane un sapore di un buon vino bianco. Quindi più è buono il vino,
in questo momento più è importante, perché il sapore buono del vino lo andremo poi a ritrovare nel risotto. Quindi quando si dice vino da cucina, ok, ricordatevi che più è buono, più sarà buono il piatto che andrete a mangiare. Quindi è fondamentale che sia buono. E poi un mestolo alla volta andiamo ad inserire, così come sto facendo adesso, quando vedete che si sta assorbendo, andiamo a mettere un bel mestolino di bisque all'interno del riso e lo portiamo a cottura. Noi gli mettiamo tutto dentro, perché non deve bollire, ma deve cucinare, ok? Deve cucinare in questa maniera. Quindi deve essere, praticamente non ci deve essere mai il livello eccessivo di acqua. Una cosa, un consiglio, una virgola, però è importante, che potete andare a fare con quelle che sono il carapace che vi è rimasto, il resto di quelle verdurine. Che cosa potete fare? Potete, nel caso in cui vi accorgete che l'avete lasciato un pochino troppo sul fuoco, vi si è asciugato un po' troppo il bisque, e aggiungete dell'altra acqua lì, un altro mezzo litro più o meno dentro, e lo fate andare mentre state facendo quello. Aggiustate di sale e utilizzate quella di acqua, ok? Utilizzate quella, ovvio non è come il bisque, perché il bisque è già concentrato di tutto, però è sicuramente meglio che andare a utilizzare dell'altra acqua che non ha sapore. L'unica cosa, regolatevi bene con il sale, ok? E questo è un altro trucchetto svelato, in modo che siamo sicuri che arriviamo fino alla fine della cottura. Tant'è vero che, guardate, il mio si era asciugato un pochino troppo, sai, fai il video, parli, è una cosa, il tempo vola, dici bram, è passato e mi si è asciugato, e allora ho dovuto per forza di cose rifare questa cosa. Però è importante, perché a volte può capitare a casa, uno dice come faccio se mi succede? Questa è la soluzione. Ora aspettiamo che il risotto sia arrivato a quasi il punto di cottura, cioè quindi che sia che mancheranno quei 2-3 minuti, andiamo a fare la mantecatura e poi andiamo a inserire gli scampi interi e poi andiamo a vedere, e poi insomma poi dopo andiamo ad assaggiare. Allora, mancano 4 minuti, 5 minuti alla fine della cottura, quindi in questo momento che cosa facciamo? Andiamo ad inserire gli scampi, li facciamo cucinare circa un minutino e mezzo, mettiamo il coperchio ovviamente, dopodiché abbassiamo, teniamo fuoco basso, tiriamo fuori gli scampi e inseriamo le code, ok? Quindi una volta che abbiamo inserito le code continuiamo a mescolare bene, continuiamo a mantecare bene, aggiustiamo con un pochino di bisque, perché oramai quasi ci siamo, eh? Il risotto praticamente è pronto, ora spegniamo il fuoco, inseriamo una goccia di burro e mantechiamo. Dobbiamo mescolare in questa maniera, quindi dal basso verso l'alto, così come proprio dobbiamo fare così, perché è importante farlo in questa maniera, perché facendo così che cosa succede? Si formerà una crema, e infatti adesso andremo poi ad impiattare vi renderete conto della cremosità del risotto, che è come un'onda. Infatti in gergo si chiama risotto all'onda, perché deve avere questa morbidezza, questa insomma, adesso ve lo faccio vedere. Una cosa importante, una volta che abbiamo finito di fare la mantecatura, dobbiamo lasciare il risotto a riposare quei minutino e mezzo, e quindi gli rimettiamo dentro sopra i due scampi, così, due, tre scampi, quelli che sono, ok? Fatto questo, facciamo riposare quei 2 minuti, oggi veramente con la testa non ci sto, andiamo dunque ad impiattare.
pochino di prezzemolo, un po' di pepe per aggiustare e il piatto è pronto. Filo d'olio extravergine di oliva, che facciamo? Non ce lo mettiamo? Mettiamocelo! E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, però prima vi vorrei ringraziare per la vostra attenzione, ricordarvi di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i vostri amici, insomma tutte quelle cose là che vi dicono tutti, ve le dico anch'io, perché poi alla fine della fiera se poi, insomma, non lo so, un po' di vino. Dai, andiamo a provare e alla prossima video ricetta, ciao! Prima bevo un po' di vino così mi pulisco la bocca. E mo lo sbrano! Vabbè. Mamma mia! E mamma mia! Madonna, che buona! Ma è buonissimo! E lo scampo! Salute! Ciao!